Londra si aspetta un nuovo attentato. Il livello di allarme è stato elevato dal quarto al quinto e più alto grado. Il rischio passa da severo a critico. Dopo l'esplosione di un ordigno rudimentale che questo venerdì mattina ha fatto 29 feriti su un vagone della metropolitana in arrivo alla fermata di Parsons Green, la capitale britannica ripiomba nell'incubo. L'attentato è stato rivendicato dall'ISIL. È in corso una caccia all'uomo. La minaccia è seria, ma uniti sconfiggeremo il terrorismo, ha detto la premier britannica Theresa May al termine del comitato di emergenza Cobra. May ha però assicurato che per garantire la sicurezza verranno impiegati sempre più poliziotti. La premier ha aggiunto di fare tutto il possibile per trovare presto i responsabili. Secondo alcune fonti di stampa britanniche, grazie alle immagini delle telecamere a circuito chiuso, la polizia ha identificato un sospetto. Sono stati sentiti diversi testimoni e centinaia di agenti sono impegnati nelle ricerche. Londra condanna gli odiosi individui che usano il terrorismo per metterci in pericolo e distruggere il nostro modo di vivere, ha detto il sindaco della capitale britannica Sadiq Khan, lanciando un appello alla calma e a restare vigili.